Allora, adesso veramente basta. Basta, basta, basta. Adesso mi sono rotto di sentire tutte queste persone che parlano del cigno nero. Oh, accendi la televisione, il cigno nero. Accendi quell'altro, robo. Radio, basta ragazzi, ma basta. Cioè, adesso fanno i verginelli. No, ma la crisi economica, adesso saranno dolori, però si è esagerato. Ma come? Ma siete voi? Facevate i titoli con addirittura la musica del terrore, partiva. Hanno creato tutto loro il casino. Adesso dicono, no, ma ragazzi, niente paura, tranquilli, ripartiamo. Cioè, ma anche i politici che si mettono a fare i video. Venite in Italia a visitare, ma perché secondo voi all'estero guardano i video dei politici italiani? Secondo voi all'estero vengono perché hanno visto un video di un politico? Al massimo vengono se la situazione si tranquillizza, o magari perché qualche influencer, qualche youtuber, qualche personaggio del web, perché all'estero guardano solo quello, al massimo non di certo guardano quello che dice un politico. Però al di là del fatto, torniamo al discorso del popolino, ok? Tutti preoccupati. Io sono convinto di una cosa, che questo cigno nero può prendere tutti, magari mi ha preso anche a me, non lo so, ma per me gli accumulatori sono immuni, per me i taccagni sono immuni. Ma che paura che hanno di passare al di là. Ma se ci avete 50 anni, 40 anni, 60 anni, fate delle vite... ma neanche da bagno mariuccia, peggio ancora del bagno mariuccia, delle vite... piatte, squalide, schifose, insulse, vomitevoli, fotocopia, peggio forse dei miei haters, peggio forse dei miei haters. Ma di che cosa avete paura? Avete paura di lasciare tutto? No. Oh ragazzi, cioè io lo so benissimo che fra 30 anni, forse magari anche meno, cioè sono dall'altra parte, cioè lo stesso vale per voi. Cioè, tanto se non è questo è un'altra cosa, ma cercate di rilassarvi, cercate di godervela. Hanno paura di questa roba come se si stesse parlando di mutuo o di prestiti o di prestiti o di oneri o di rogito. A me mi fa molto più paura la parola mutuo, 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 altro che trading, investimenti online, immobili, quella la paura mutuo, la parola mutuo, mutuo, i case, mutuo, mutuo, rata da pagare, quello mi fa paura, non questo qua, il cigno nero, questo dovreste avere paura della parola mutuo, allora, della parola rogito. Invece no, sta gente qui, due case, tre case, 500.000 euro, 400.000 euro, 300.000 euro, tre appartamenti, due appartamenti, vite piatte, hanno paura del cigno nero, basta, ma dai, ma godetevela, divertitevela, siete pieni di soldi, prendete, andate via, avete paura qui, andate a abitare, andate giù tre mesi a Sharm el Sheikh, lì come cavolo si chiama, Shashik, come il film quello là che diceva, dopo ma la settimana mi sono rotto in bar, tutti sti accumulatori, dai, siete pieni di soldi, siete lì a piangere, cioè io non dico niente perché io cosa ho fatto, ho sempre vissuto uno finito, io me ne frega niente alla fine, a me ne frega le gote, ma voi siete lì, e che hanno paura gli accumulatori, io veramente basta, accendi la televisione, parla di quello, accendi la roba, parla di quello, accendi la roba, poi adesso avete notato, Lombardia adesso sembra mese d'agosto, almeno quello vai al lavoro, non c'è tanto traffico, avete notato quanta gente alla mattina in giro a fa negot? Al posto di andare in giro alle 9, alle 10, già sono in giro alle 7 di mattina a rompere le scatole, almeno dico, vabbè, quella l'unica cosa positiva, però dico, cioè ragazzi, sono in giro che qui non c'è nessuno, è meglio se non c'è nessuno, no? Così eri contento che c'era tutto il casino. Allora, a parte questo, non ascoltate tutti questi accumulatori che veramente mi fanno veramente basta, fanno delle vite veramente e parlano. Io diamo una mano vera ai nostri commercianti, ai nostri negozianti, c'ho un po' ancora di tosse. Allora, ai nostri commercianti, ai nostri negozianti, a tutto, ai nostri ristoratori, torniamo a spostare
spendere, alla regolarità, a fare quello che facciamo prima. Andiamo al centro commerciale, prendiamo una pizza, prendiamo un panino, prendiamo qualcosa, usciamo a mangiare qualcosa. Cioè, ragazzi, veramente stiamo arrivando a una situazione che questi poveretti. Tutti questi negozi, andate a comprarvi una maglietta, accumulatori, vabbè, la gente mi dice, Lambre, ma tu c'hai sempre questa. No, io questa ce l'ho qua al lavoro, la lascio lì. Cioè, c'ho anche quella dell'Adidas, lì c'ho anche un'altra. Poi quando esco, anzi, ce ne avrei anche altre due, tre, le lascio qui, metto questa, quando lavoro poi mi cambio, quando vado fuori, perché lo lascio qui. Però se vedete le mie cosa c'ho qua, mandate, spendete, ci avrò 30 giubbetti di quelli lì, cioè, ma veramente spendete, ma fatevi una pizza, fate roba, basta, basta, sempre a piangere, ma di che cosa avete paura? Cosa avete paura? Io cosa c'ho? Cioè, vuol dire cosa? C'ho sempre il reflusso, adesso mi è venuta pure sta roba qui, cioè, ti arrivate a una certa età, te ne una drea l'altra. Dai ragazzi, su, basta, basta, veramente basta, adesso basta, l'avete tutti stressati, ma neanche avesse la parola più brutta del mondo, che è rogito, mutuo, dovreste preoccuparvi di quando andate in banca e sparate 20, 25, 15 anni di mutuo, quello vi dovreste. Io sono tranquillo perché ragazzi, ve lo ripeto, io sono servo della gleba, non ho niente, me ne frega le gote, anzi per quello che dico, datemi una mano ogni tanto per tutti i casini che mi fanno. Di tutti i casini veramente ragazzi che mi fanno, che sono veramente vergognosi, cioè di sostenere Lambenedetto, non sono mai venuto a piangere miseria. Se io stessi come quegli accumulatori, pensi che verresti qua a dire no ragazzi, sotto c'è la PayPal, datemi una mano perché mi fanno 3.000, ma me ne fregava niente, me ne fregava. Invece no, più ne hanno, più ne vogliono, più hanno paura che il cigno nero li mandi al creatore. Ma divertitevi, spendetevi, ragazzi, sosteniamo i nostri commercianti, imprenditori, negozianti, usciamo, compriamo, andiamo a mangiare, giriamo, andiamo al centro commerciale, compriamo un vestito, compriamo una pizza, mangiamo, dai ragazzi, su, dai, usciamo, veramente, dai, basta, basta, basta adesso.